importante progetto è stato avviato nei terreni dell'Istituto Tecnico Agrario di Caronia, che riguarderà la creazione dei campi di coltivazione per la tutela e conservazione della biodiversità ed entità in via di estinzione dei Nebrodi. Si tratta di un progetto finanziato dalla Regione Siciliana di circa 260.000 euro e servirà alla formazione sul campo degli allievi dell'Istituto. Aspettavo questo momento da qualche mese, abbiamo iniziato, oggi è l'inizio di un percorso importantissimo, di una sinergia fra il mondo della scuola e il Parco dei Nebrodi come istituzione regionale, un progetto di alto valore scientifico, perché noi abbiamo usufruito di questo finanziamento della regione che ci consentirà di dare la possibilità a questi ragazzi di contribuire a questo progetto scientifico altissimo. Qui arriveremo con questo progetto a fare il DNA delle piante, arriveremo con questo progetto a salvaguardare delle specie in estinzione o che si sono già estinte, ma abbiamo noi qualche ancora piccolo esemplare, e questo progetto sarà quello che consentirà domani ai nostri agricoltori di usufruire di piante uniche che esistono solo qua e che non esisteranno in altri posti. All'Istituto Tecnico Agrario sono state fornite anche delle macchine agricole in comodato d'uso che serviranno nella coltivazione e produzione delle suddette piante, oltre a servire per interventi che riguarderanno la creazione dei campi. Sull'importanza di questo progetto abbiamo sentito la responsabile di Plesso, la professoressa Liliana Mammana. È un progetto realizzato dall'ente Parco dei Nebrodi con la Facoltà di Agraria di Palermo, Dipartimento di Botanica, e noi siamo i partner, cioè noi siamo la scuola in cui verranno realizzate queste produzioni di piante, di queste fruttifere siciliane in via di estinzione. L'Istituto Tecnico Agrario è per l'ambiente e l'agricoltura, quindi è un istituto di eccellenza per la salvaguardia dell'ambiente, perché noi parliamo di salvaguardia di fruttifere, quindi dell'ambiente, salvaguardia della vita dell'essere umano. Noi qui cerchiamo di intanto coltivare biologicamente anche altri ortaggi, altre piante, ma in questo progetto recuperiamo i fruttiferi siciliani in via di estinzione. Grande emozione da parte della dirigente Sawastita Guta, la quale si dice orgogliosa per questo importante progetto nato grazie alla sinergia venutasi a creare con l'ente Parco dei Nebrodi. L'emozione è spontanea e intrinseca, ma al di là di questo c'è un grande entusiasmo, perché abbiamo questa opportunità che non solo è un'opportunità legata alla possibilità formativa, ma è un'opportunità legata ad una prospettiva che è importante per il territorio. E colgo l'occasione per far capire al territorio che il percorso formativo dell'agrario è un percorso formativo di grande prospettiva occupazionale e anche di qualità. Per realizzare questo progetto, chiaramente il parco ci ha messo a disposizione queste attrezzature che partono dal trattore che è un New Holland 450 cavalli, che servirà chiaramente, ci darà un aiuto importante per la lavorazione del terreno e durante tutte le fasi colturali. Oltre al trattore ci hanno dato in dotazione anche un carrello che serve per trasportare materiale e quant'altro, ci hanno dato pure un impianto per la pompa, una pompa per fare l'impianto di trattamento, lavaggi e quant'altro. Poi ci hanno anche consegnato pure un tiller che serve per lavorare il terreno, una fresa là in fondo e infine anche il rullo, perché tutte queste attrezzature serviranno per la realizzazione del progetto e quindi tutte le varie fasi.